mese vi ho detto che è dedicato a disintossicare il corpo per aiutarci a recuperare dopo un lungo inverno dove abbiamo magari sgarato la tavola o non lo so, abbiamo bisogno di ricaricarci. E non c'è nulla meglio per ricaricarci che i cinque tibetani. Ma ti devo dare una ma qui perché è veramente potente questo esercizio, per quanto semplice potrebbe sembrare, è molto molto efficace per aumentare tanto tanto l'energia nel corpo. Allora, i tibetani dovrebbero essere fatti complessivamente 21 volte per ogni singolo esercizio, ma, e devo ripetere in ma, spesso e volentieri se superate il 5-7 esercizi all'inizio potrebbe provocare un senso di nausea, perché talmente aiuta a liberare la mente e le energie nel corpo, potrebbe esagerare. Ed è per questo vi faccio vedere i 5 tibetani solo esclusivamente con 7 ripetizioni per ogni esercizio. Ma con la premessa che man mano che voi continuate con i tibetani e magari man mano che noi proseguiamo con i mesi di Now, la rifarò con voi con più ripetizioni. Però fidati, non esagerare con i cinque tibetani perché a volte potrebbe letteralmente darti della nausea. Allora, il nostro primo esercizio aiutarci a liberare o affrontare in modo liberamente con i nuovi eventi che accadono nella nostra vita. Stendiamo le mani con i palmi verso basso e cominciamo a roteare in senso orario, ossia verso nostra destra. Andiamo a destra, la faccio io con voi, ok? Uno. Piano piano seguiti anche con lo sguardo. Due. Tre. 4, 5, 6 e 7. Questo è il primo tibetano. Il secondo tibetano è a terra. Ci appoggiamo a terra e flettiamo i piedi a martello, ok? E ci aiuta proprio a offrire una carica alle cellule del nostro corpo. Da sdraiato ci solleviamo e guardiamo i piedi. Uno, e scendo. Due. Tre. Potete sdraiarvi completamente. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Eccolo là, ok? Sette, del nostro secondo tibetano. Il nostro terzo tibetano ci aiuta a aprire il cuore verso il cielo, ok? Mani indietro le natiche, scendo giù, inspiro su e scendo giù, e inspiro su e scendo giù, e inspiro su, e siamo a 5, 6 e 7. E questo è il nostro terzo tibetano. Il quarto tibetano dobbiamo immaginare di diventare una tavola, ok? Proprio una tavola per aiutarci a portare energia dentro di noi, ok? Mani accanto ai fianchi, sollevo e divento una tavola, ok? E scendo giù senza toccare però per terra con i fianchi. Due, scivolo indietro senza toccare. Tre, e giù. Provate a portare su. Quattro, inspiro. 5, 6, 7 e giù. Adesso andiamo a fare l'ultimo tibetano, il quinto tibetano, che ci aiuta a rimanere flessibile tra corpo e mente. È una sorta di downward looking dog, così porto i piedi indietro e scendo portando i fianchi in avanti. Uno. Pensi che la tua colonna sta diventando molto flessibile. Due. Tre. Ancora. Quattro. Cinque. Sei. Ancora uno. And sette. And su. Bravi ragazzi, questi sono i 5 tibetani che oggi abbiamo fatto per 7 volte. Ricordate che piano piano che andate avanti, lo fate la mattina magari prima
di partire con una lunga giornata, ti danno tantissima energia, ma non esagerate, si può fare fino a 21 tibetani per ogni 21 ripetizioni per ogni singolo tibetano, ok? Ma vi posso garantire, basta avanzi già a partire con 7 e magari mese dopo mese potete aggiungere una ripetizione fino ad arrivare al 21. Passate una giornata splendida, passate un mese alla ricerca di ricaricarvi e sono certa che questo sottoallenamento delle tibetane ti aiuteranno a ricaricarti alla grande. Un bacio dalla Jill e vi aspetto al prossimo allenamento insieme.